Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Mazzeus e oggi abbiamo una nuova deck profile. Il mazzo di cui parleremo oggi è Mago Nero Branded, ma non la versione che vi ho già proposto qualche settimana fa, bensì la sua versione low budget, quindi una versione molto più economica. All'interno di questo mazzo ho tenuto conto delle carte che verranno ristampate all'interno di Ghost from the Past Season 2. È un'espansione che esce il 5 maggio, ovvero il giorno in cui uscirà questo video, e ci permetterà di accedere a una serie di carte che sono molto importanti per il mazzo Mago Nero. Quindi, per esempio, il Mago Nero, il Cavaliere del Drago, Mago Quintetto. Devo ammettere che non è stato per niente facile costruire questo mazzo e trovare un equilibrio. Infatti, come sapete, il Mago Nero ha davvero poco spazio. Branded, pur essendo un engine di supporto, richiede diverse carte all'interno del mazzo. Io in questo caso ho preferito mixare diverse carte Branded insieme al Mago Nero e ovviamente ho cercato di equilibrare il tutto come meglio potevo. Purtroppo il mazzo resta un mazzo budget, quindi resta un mazzo realizzato con davvero pochi soldi, e per questo ha i soliti problemi di un mazzo low budget. In ogni caso, questa è la fine della premessa, andiamo a vedere il nostro mazzo. Ed eccoci qui con la nostra lista Mago Nero Branded Low Budget. Iniziamo con il 3x del Mago Nero, il 2x di Maga Illusione Apprendista, l'1x del nuovo Timaeus, non più di uno, anche perché già così risulta alle volte essere un po' pesante, visto che questa non è una lista puro Mago Nero. Poi una copia della ragazza Maga Nera, il 3x di Verga del Mago, ovviamente una carta che ci serve, è una carta importantissima per il mazzo. Poi continuiamo col 2x di Caduto di Albaz, 2 e non 3 perché non vogliamo vederla in mano, la possiamo mandare al cimitero tranquillamente con il nostro Branded Fusion. 2x di Springle Skit, questa carta ci serve principalmente per vedere Branded Fusion nel caso in cui noi non riuscissimo a vederla subito, oppure anche un'altra carta magia o trappola Branded a seconda delle situazioni. Poi una copia di Tribrigata Mercurier. Questa carta va bene in 1x, secondo me non in più in questo caso, anche perché capiterà di poterla bandire, ma non sempre e non spesso. Quindi non andiamo ad appesantire questo mazzo ulteriormente mettendo più copie di questa carta. Passiamo ora ad alcune utilities. Abbiamo il 2x di Custode dei Segreti dei Draghi, è una carta che ci serve a vedere le nostre carte magia fusione come Polimerizzazione, Segreti della Magia Nera, Branded Fusion o Fusione Magicalizzata. Una copia di Delight, questa carta che ci permette di utilizzarla come mostro da materiale fusione. A seguire abbiamo il 2x di Effect Veiler e con questo terminano i mostri del nostro main deck. Passiamo ora alle magie, che vedono le magie Mago Nero, il 2x di Circolo Magico Nero, una copia di Segreti della Magia Nera, carta sempre che possiamo andare a cercare con Verga del Mago, quindi non è tanto un problema, una copia di Magician Salvation, potrebbe tornarci utile per settare Anima Immortale. Poi il 3x di Branded Fusion, carta che è davvero molto forte ma che sicuramente conoscete tutti e che abbiamo già trattato nei video precedenti. A seguire una copia di Stigmata of White, questa carta ci è utile soprattutto quando vogliamo utilizzare le risorse per fare le nostre fusioni da cimitero e soprattutto quando abbiamo un Caduto di Albaz come materiale da fusione. 2x di Mina Mistica, carta che ci serve nel caso in cui noi ci trovassimo in difficoltà contro il nostro avversario, ci può far guadagnare tempo, ci può anche far vincere le partite. Continuiamo poi con il 2x di Calice Proibito, è una carta molto cheap, molto budget friendly. Continuiamo poi con una copia di Fusione Magicalizzata, il 2x di Polimerizzazione, l'1x di Terraformare, l'1x di Richiamato dalla Tomba e poi passiamo alle nostre trappole con il 2x di Anima Immortale e l'1x di Branded Blade. Passiamo adesso all'extra deck del mazzo. Come detto, il Mago Nero e Cavaliere del Drago verrà ristampato in Ghost from the Past, ne giochiamo due copie, una copia della Maga Nera, il Cavaliere del Drago, una copia di Mago Quintetto, poi abbiamo il 3x di Albion, il 2x di Mirrorjade, il 2x di Lubellion, poi abbiamo Mono Splind e Mono Brygrend. A seguire ancora una piccola tech, in questo caso che mi è stata consigliata sia qui sia sul gruppo Telegram. Ti ho ascoltato, non mi ricordo chi tu fossi, ma ti ho ascoltato.
fatti sentire qui sotto nei commenti dicendo sono stato io a consigliartela, così almeno ti posso ringraziare pubblicamente. Abbiamo Mysterion. Mysterion è una carta fusione abbastanza generica perché richiede solo un drago e un mostro incantatore. E nel nostro mazzo abbiamo solo quelli, quindi capite che siamo a cavallo. Inoltre anche l'effetto di Mysterion è parecchio utile. Infatti una volta per turno, quando un mostro viene evocato specialmente, noi possiamo targettare un mostro evocato specialmente, bandirlo e bandire anche dal terreno i mostri dello stesso tipo. Infine chiudiamo con l'uno per di Anaconda Verde. Ed eccoci qui alla fine del nostro video con le nostre solite considerazioni finali. Cosa ne pensate di questo mazzo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come detto, mi sono impegnato affinché io potessi offrirvi un mazzo che funzioni, un mazzo che sia equilibrato. Certo, bisogna pur sempre considerare che il budget del Mago Nero è molto limitato perché taglia via un sacco di carte che servono al mazzo per poter girare e per poter fare bene. Se non siete ancora iscritti al canale, io vi invito a farlo. Trovate inoltre nel primo commento in evidenza il link al canale Telegram di Yu-Gi-Oh! Dedicato per l'appunto agli iscritti del canale YouTube. Potete anche trovarmi sulle pagine social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. For Trading è sponsor di Mazzeus. For Trading è un negozio italiano dal quale potrete acquistare diversi giochi di carte collezionabili, tra i quali Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Manche, Digimon, Dragon Ball e tanti altri. Vi invito a dare un'occhiata, trovate il link qua sotto in descrizione. E noi con questo ci vediamo al prossimo video e ci salutiamo con il nostro solito saluto, il batti le mani, schiocca le dita, segui Mazzeus tutta la vita.